tutti, benvenuti e bentrovati sul mio canale e benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi sono qui con il consueto appuntamento dei giochi gratis del mese. Siamo arrivati a maggio, signori e signori, è arrivata l'estate, aprile è volato e quindi eccomi qui a registrarvi il video dei giochi gratis. Ragazzi, questo mese ci sono cose, diciamo, un po' ecco, alcune cose potrebbero piacervi molto, ma la maggior parte, devo ammettere, non sono niente di che. Diciamo che questo è il mese dei simulatori di volo e dei simulatori di corsa, quindi è il mese praticamente mio peggiore, perché odio sia i simulatori di corsa che quelli di volo. Ma vabbè, bando alle ciance, non perdiamoci in tempo e partiamo col PlayStation Plus, che questo mese regala Grid Legends. Stiamo parlando di, appunto, un simulatore di guida di Electronic Arts del 2022. La particolarità è che ha più di 130 piste, affrontando però varie location, per esempio San Francisco, Parigi, Londra e Mosca, con vari tipi di veicoli. La cosa interessante è che è ispirato ad una serie TV Netflix che si chiama Formula 1 Drive to Survive, quindi se siete curiosi andatela a spulciare. Andiamo avanti con Descenders, questo sempre appunto sul PlayStation Plus. Anche questo guarda un po' un simulatore però di mountain bike in discesa, è del 2019 di Rage Squid. La cosa carina è che durante le discese potete cimentarvi in varie acrobazie con la mountain bike, quindi se vi piace questo, vi piace fare trick, diciamo che questo è il gioco per voi. Andiamo avanti con Chivalry 2, spero di averlo pronunciato bene. Stiamo parlando di un hack and slash del 2021, l'unico forse che tra i tre potrebbe interessarmi. È di Tripwire Interactive ed è un multiplayer online con diverse modalità. Abbiamo la modalità deathmatch, ovvero tutti contro tutti, oppure la modalità che ha come obiettivo quello di scortare il duca, un duca, in una zona sicura. Ovviamente mentre scortate il vostro in una zona sicura, l'obiettivo sarà battere quello nemico o comunque uccidere tutti i nemici rimasti. Bene, segniamo un velo pietoso sul PlayStation Plus e andiamo a Xbox with Gold, che questo mese dà, dall'1 al 31 di maggio, un simulatore di guida ancora una volta, però questo è tema Star Wars, ragazzi. Stiamo parlando di Star Wars Episodio 1 Racer. Questo è appunto un simulatore di guida nel mondo di Star Wars basato sulla corsa degli sgusci, quindi per chi ha visto il primo Star Wars, ovvero Episodio 1 con Anakin bambino, sa che cos'è la corsa degli sgusci, quindi andatevelo a recuperare se non l'avete visto perché merita un sacco. Il gioco è del 1999, ma dal 2011 detiene il premio come miglior gioco di corse di fantascienza, anzi, gioco più venduto di corse di fantascienza. È stata rilasciata infatti una versione in HD nel giugno del 2020, quindi suppongo, immagino che vi regalino quella in HD. Andiamo avanti con un giochino adorabile, questo sinceramente è troppo carino, ma penso di averlo già ricevuto gratis in qualche altro modo. Stiamo parlando di Hoa. Questo gioco è un platform puzzle game in 2D molto particolare del 2021 di Scrollcat Studio, con una grafica molto rilassante e molto variopinta, anzi sembra proprio un dipinto, un'atmosfera deliziosa, una bellissima colonna sonora molto rilassante e un'atmosfera che ricorda le fiabe, quindi ve lo straconsiglio perché è molto particolare. E poi il mondo di gioco è pieno di creature pucciosissime, magiche, quindi super carino, super kawaii. Andiamo avanti, ragazzi, con Epic Games, che questo mese dà ben 4, anzi 5 giochi, se non erro, sì. E uno di questi, ragazzi, a mia sorpresa, perché io uno di questi, che ora poi vi dirò, lo volevo portare sul canale, non sapevo ancora se in live o semplicemente come video singolo. E ragazzi, stavo valutando di comprarlo, boom, me lo danno gratis, che vedevo di. Quindi questa è la prova lampante che Epic Games ogni tanto si sveglia e dà delle perle. Quindi io vi dico sempre, tenete sott'occhio Epic Games, perché veramente ogni tanto dà dei bei titoli. Comunque, partiamo dal primo. In questo momento trovate due giochi che saranno disponibili fino al 4 maggio, quindi affrettatevi fino al 4 maggio alle ore 17. E abbiamo Breath Edge. Questo è un gioco di sopravvivenza di Hype Train Digital. Il nostro personaggio finirà su un'astronave alla deriva che trasporta dei cadaveri. Il protagonista si trova lì perché vuole seppellire il nonno. In realtà si ritroverà a dover sopravvivere in carenza di ossigeno, accompagnato soltanto da un pollo che sembra essere immortale. Non chiedetemi perché in un gioco abbiano messo un pollo, perché io non ve lo so spiegare, non ha una spiegazione logica questa cosa, però potrebbe interessarvi. Abbiamo poi, sempre fino al 4 maggio, Poker Club, che è un simulatore di poker, né più né meno. La particolarità è che lo trovate in grafica in Ultra HD 4K, quindi se volete giocare a poker in 4K, ecco. Passiamo ai giochi interessanti, questi saranno disponibili dal 4 all'11. E sto parlando di Against All Odds.
Questo è un party game in una serie di corse letali. L'obiettivo ovviamente sarà arrivare al traguardo anche a costo di mandare i vostri avversari, come l'ho detto, i vostri avversari in passo a delle macchine tritacarne, quindi è tipo slaughter race, tipo guida in faccia al pericolo, in faccia alla morte, quindi l'obiettivo sarà comunque arrivare vivi. Abbiamo poi Horizon Chase Turbo, questo è un altro simulatore di corse, questo però del 2018 con stile anni 90, quindi molto colorato e molto carino da vedere, super colorato e super fumettoso, diciamo, passatemi questo termine. Ecco che arriviamo al mio gioco, alla mia bomba ragazzi, al gioco che volevo da un sacco provare, sto parlando di Code Kangaroo. Non lo so se si pronuncia così, ma è un gioco stupendo dove il protagonista è un canguro pugile. È praticamente un platform in 3D dove vestiremo i panni di questo canguro alla ricerca della sorella scomparsa che si chiama Kaya. Beh, cercando la sorella scoprirà anche i misteri che hanno portato alla scomparsa del padre. È pieno ovviamente di rompicapi e di segreti in un ambiente australiano super colorato e il completo da box è veramente super adorabile, quindi questo gioco io lo volevo provare un sacco, tra l'altro è tipo una remastered, un remake, adesso non mi ricordo, però è un gioco, una rivisitazione del primo Code Kangaroo. Mea culpa, mi sono scordata di andare a controllare l'anno, quindi ve lo scrivo qua sotto. Comunque è interessante vedere un lavoro del genere, sicuramente di qualità, quindi questo è il mio gioco consigliato del mese, Code Kangaroo, mi raccomando, non dimenticatevelo, dal 4 maggio. Passiamo a Prime Gaming ragazzi, che è il servizio gratuito di Amazon se avete già Amazon Prime, quindi se avete il servizio di spedizioni Amazon vi ricordo che avete gratis a disposizione Prime Gaming, ma anche un abbonamento ogni mese ad un canale Twitch, quindi ragazzi se mi seguite su Twitch ricordatevela questa cosa perché per me è un grandissimo aiuto, il fatto che voi vi abboniate ogni mese al mio canale mi garantisce una piccolissima percentuale che ogni mese io uso per il canale, quindi per comprare i giochi, per comprare del materiale, quindi comunque ogni piccolo click su quel tastino abbonati a me dà un grande aiuto, quindi se avete a disposizione questo abbonamento gratis, appunto per voi è gratis, quindi non vi costa nulla, quindi andate, mi raccomando, mi chiamo sempre 896 Sabri, mi trovate su Twitch così e faccio le live tutti i giorni dispari alle 21.30, quindi vi aspetto, andate a curiosare se non siete mai, insomma se non avete mai beccato il mio canale Twitch. Comunque torniamo a noi, momento pubblicità fatto, Prime Gaming ci dà Star Wars Rogue Squadrons. Ragazzi, questo gioco mi ha fatto penare per trovare i trailer. Infatti non li ho trovati ragazzi, non ho trovato trailer di questo gioco, cioè veramente me lo dovrò scaricare e capire io stessa di che si tratta, perché vabbè di che si tratta lo sappiamo, anche lui è un simulatore di guida, un simulatore di volo anzi, sempre nel mondo di Star Wars, che non è Star Wars Squadrons, perché Star Wars Squadrons lo hanno già dato gratis, non è lui ragazzi, è Rogue Squadrons, un gioco vecchissimo perché è del 1998, in cui praticamente Luke ha distrutto già la Morte Nera e per salvare i ribelli rimasti si inventano questa squadra, la Rogue Squadrons, ovvero 12 tra i più abili piloti di caccia stellari, e allora dovremo vestire i panni di Luke e salvare questi, diciamo, membri della ribellione, in diverse modalità, ricognizioni, battaglie e salvataggi, quindi attenzione perché tra l'altro un altro problema che ho riscontrato è che sta uscendo un nuovo titolo, un nuovo film sembra, che si chiama appunto proprio Rogue Squadrons, quindi tutte le volte che cercavo trailer mi spuntavano quelli del film e non quelli del gioco, quindi ragazzi me la sono vista col signore, perdonatemi. Questo sarà disponibile il 5 maggio, anzi tutti quelli che vi sto per dire escono il 5 maggio. Abbiamo poi in realtà una sfilza di giochi di SNK che vi nominerò qui di seguito perché veramente sono tanti e tutti molto simili tra loro. Abbiamo Super Sidekicks che è un gioco di calcio arcade sempre di SNK del 92, ma abbiamo anche Samurai Showdown 4 che è un gioco di combattimento sempre di SNK. Mi stavo affogando, ed è l'ultimo titolo della saga. Poi abbiamo Robo Army, sempre di SNK, sempre un gioco di combattimento, e Last Resort, sempre di SNK, ma questo stavolta è un arcade a scorrimento. Abbiamo poi Three Count Bout, spero di averlo pronunciato bene, che questo invece è un arcade di wrestling, quindi molto interessante se vi piace lo stile. Alpha Mission 2, un arcade. King of the Monsters 2, sempre wrestling, e Kizuna Encounter, che è un gioco di combattimento, quindi tutti questi che vi ho detto di fila, magari ve li metto qui in lista per tenerli sott'occhio, e sono tutti in stile combattimento da parte di SNK, quindi
Sfilza fatta, torniamo a noi. Un gioco interessante che ci forniscono è Planescape Torment. Questo è un GDR del 1999 di Black Isle Studios, ambientato nel mondo di Dungeons and Dragons, quindi un mondo per lo più fantasy. Questo sarà disponibile dal 12 maggio, così come dal 12 maggio sarà disponibile Lake. Questo è il mio consiglio per il Prime Gaming, ragazzi, questo Lake mi ha ispirato tantissimo. Stiamo parlando di un gioco narrativo dove vestiremo i panni di una donna che si chiama Meredith, che torna nella sua città d'origine dopo 20 anni, recuperando le sue cose ma anche le sue amicizie. In realtà mi ha ricordato tantissimo Death Stranding, in quanto la donna si limiterà a girare diciamo all'interno di un furgoncino per consegnare vari pacchi, varie lettere, e ovviamente mentre consegna i suoi pacchi incontrerà tutte vecchie conoscenze di quando viveva lì 20 anni fa. Quindi piano piano ricostruiremo le sue relazioni, e quindi mi ha ispirato perché mi è sembrato molto profondo come gioco. Andiamo avanti, dal 19 maggio troviamo Cardboard Kings. Questo è un gestionale per negozianti di giochi di carte, cioè praticamente voi siete il negoziante di un negozio dove all'interno si gioca a carte. Bellissimo. Praticamente questo è di Acupara Games, che è lo stesso che ha fatto Moving Out, il gioco quello dove dovevate traslocare, ragazzi, non so chi di voi se lo ricorda, comunque sono sempre loro, quelli di Acupara. I protagonisti sono Harry e Giuseppe, ragazzi, abbiamo un Giuseppe, che si ritrovano a dover imparare a gestire il negozio di carte perché Harry lo ha ereditato dal padre. Andiamo avanti con The Almost Gone. Questo è un gioco in cui troveremo la protagonista intrappolata tra la vita e la morte. Dovrà svelare la verità sulla sua morte in questa avventura punta e clicca. Quindi mi ha ricordato un'avventura grafica, quindi sicuramente potrei dargli un occhio. Tra l'altro, ragazzi, questo lo trovate anche su mobile, quindi è anche facile da reperire. Dal 26 maggio invece abbiamo Layla Sky Arc. Questo è un gioco d'azione in un mondo psichedelico in cui la protagonista deve liberare la sua isola dai nemici attraverso vari scontri e rompicapi utilizzando l'alchimia. Questo è di Graffiti Games ed è del 2022, quindi molto recente. Andiamo avanti con un altro gioco che mi ha ispirato tantissimo perché mi ha ricordato un sacco The Binding of Isaac o The Binding of Isaac. Si chiama Agatha Knife, questo è un indie d'avventura del 2017 in cui la protagonista è una bambina che soffre di insonnia, come l'ho detto, di insonnia, e dovrà combattere tra il suo desiderio di carne e il suo amore per gli animali, in quanto la sua mamma ha una macelleria, quindi la bambina ama gli animali ma si ritrova a doverli uccidere. Praticamente inventerà una sua religione che la aiuterà a convincere gli animali ad accettare con serenità la morte e andare incontro alla macelleria. Ovviamente è pieno di black humor, stiamo parlando di un gioco abbastanza particolare, che però, ragazzi, mi ha ispirato veramente tanto e forse lo proverò e magari ve lo porterò qua sul canale, quindi aspettatevelo. E ovviamente ha anche varie citazioni nerd, quindi anche questo mi incuriosisce. Sicuramente è un gioco che proverei, quindi del mese mi ispirano Lake e questo Agatha Knife, interessante. Quindi Prime Gaming, questo mese mi sa che ti sfrutterò. E basta, ragazzi, credo di avervi detto tutto. Io spero che il video ovviamente vi sia stato utile o d'aiuto. Ho mischiato le parole, vabbè, brava Sabri. E nulla, io ovviamente vi abbraccio, vi ringrazio per aver visto questo video. Se ti va di supportarmi, lascia un mi piace, condividi il video o comunque iscriviti se non l'hai ancora fatto. Per tutti gli altri ci vediamo col prossimo video, sia qua su YouTube che con le prossime live su Twitch. Mi raccomando, andatemi a vedere anche lì. E nulla, ragazzi, un bacione e alla prossima. Ciao!